tutto in discesa. E andiamo con Nicola Cavallar. Ciao Nicola, tu da dove arrivi? Io vengo da lontano, da Trento, Trento. Il cognome in effetti è un cognome abbastanza nordico. Eh sì, sì, siamo originario della Val di Non, Val di Sole, che è una bella valle del Trentino. E io sono qua con piacere a questa bellissima esperienza. E sono qui per merito dell'Arca Nazionale, la nostra associazione che fa parte di Enel, per la vittoria del meeting nazionale di ciclismo che effettuiamo ogni anno l'estate. Quindi diciamo che la partecipazione a Giro E insieme al team di Enel X-Way è fondamentalmente anche una vittoria, un premio che dà l'azienda a voi dipendenti. Esatto, la nostra azienda appunto si appoggia ad Arca, che è la nostra associazione, e per merito appunto di questa bella vittoria e ho avuto il premio di venire qui. Bellissimo. Bene, perfetto, speriamo che tu ti possa divertire. Andiamo avanti con il prossimo partecipante. Abbiamo Gianluca Lisciandrello. Ciao Gianluca, ben trovato, tu da dove vieni? Ecco, anch'io da Palermo, sono pure dipendente Enel, anche io tramite l'Arca sono arrivato qui per partecipare al campionato l'anno scorso. Molto bella, una manifestazione molto gioiosa. Però bello stare in mezzo a tutto sto ciclismo, bellissima manifestazione. Anche tu che rapporto hai con la bicicletta? Anch'io, amatore, faccio qualche caretta. Con me di Giovanni sono a 20.000, ci difendiamo. Se ci fosse una classifica per la somma dei chilometri accumulati dai pedalatori, oggi la squadra di Jader Fabri, mi dispiace quasi un pochino dirlo, ma avrebbe vinto sicuramente. Complimenti ovviamente anche a Gianluca Lisciandrello. Chiamiamo l'ultimo partecipante, Pietro Santoro. Qua vedo che sei praticamente il più giovane della,